spettacolo per la tavola. Allora, il 23, cioè giovedì, uscirà questo libro Lenticchie alla Julienne, vita, ricette e show cooking dello chef Alain Tonnet, forse il più grande. Allora, sono ricette di questo chef. Sì, è uno chef nato circa 15 anni fa, mi sta mangiando sulle balle 15 anni qua, quindi figuratevi adesso. Cioè. Alcuni, scusa, non è un segno un po' di vecchiaia tuo questo? Può essere anche un segno di vecchiaia, ma di grande attenzione, secondo me, perché io, amando la cucina, proprio perché amo la cucina, sì, cominciavo a notare delle strane esibizioni, menù fluttuanti. Belli però. Allora ho pensato, è gente sola, disperata, no, ha bisogno di aiuto, perché se hai un amico, l'amico ti dice, guarda, non va bene così. Quindi ho detto, è davvero un omaggio alla cucina. Perché lui si arrabbia per davvero. Sì, io mi arrabbio per davvero, perché non è possibile. E allora ho cercato, 2 anni fa ho cominciato a scrivere delle ricette, anche degli show cooking, e poi scherzando è nato un libro che io, devo dire, amo particolarmente. Stasera volevo... leggervi, sì, quello che si può trasformare in un cenone di Natale o un consiglio che io posso dare. Che ricetta è? È gabbiano in crosta con lenticchie alla julienne. Prego, Antonio Albanese. Ingredienti, è molto semplice, come un gabbiano sterile dell'Aventino, 680 lenticchie opache di Colle Valsusa, di Valdelsa, di Norcia. Sì, perché non sai mai dove cazzo andare a trovare quel prodotto. Anche per... 2 cucchiai di olio extravergine andaluso, 5 manciate di pangrattato di pane nero con pinoli armeni, noce moldave, pistacchi macedoni, arachidi e semi di mango delle Mauritius, 1 niente di niente o quasi niente di zucchero grigio ondulato, 1 bustina di tabacco aromatizzato al cardo essiccato in una malga trentina, quanto basta di sale rosa dell'Himalaya, quanto mi sta sulle palle il sale dell'Himalaya. Ma è vero, non ho inventato niente. Procedimento, e qui siamo alla fantascienza, però è tutto procedendo. Costringete con grazia il gabbiano a fumare il tabacco aromatizzato, ricordandogli che comunque l'età media di un gabbiano metropolitano non può superare i 3 anni. Prendete le lenticchie precedentemente selezionate da 2 vergini altoatesine e tagliate alla julienne, prendendovi cura delle vostre dita, anche se 10 sono sempre state obiettivamente inutili. Deponete su un vassoio qualunque di ceramica etrusca il pan grattato e aiutatevi ascoltando musiche tradizionali andine. Aggiungete le lenticchie tagliate da mani ormai bendate, 2 cucchiai di olio andaluso e chiamate i vostri genitori per scusarvi in generale. Raccogliete da terra il gabbiano in overdose e adagiatelo su un vassoio in posizione indifferente, completo di piume e anellino di riconoscimento. A questo punto, senza vergogna, versate sull'uccello il composto di lenticchie. Questo antico procedimento finale darà al gabbiano invasore la possibilità di soffocare con dignità. Sì, perché c'è anche una crudeltà spaventosa. Inserite il tutto in una teca di cristallo di Boemia, dopodiché con l'aiuto di un potente propulsore, facile da trovare in ogni stazione aerospaziale che si rispetti, lanceremo una quantità spaventosa di vapore per rendere il piatto più digeribile. Consigli dello chef. Non ammaestrate il gabbiano prima della cottura. Difficoltà, è facile perdere gli amici invitati. Consigli del nutrizionista, che non manca mai il coglione. È un ottimo piatto, onestamente difficile da digerire, ma un buon vecchio petardo può aiutare. Antonio Albanese, ma che ridere. Lenticchie.